John, mi senti? Sono alle costole della Trinità. Non voglio attirare l'attenzione. Sto arrivando. Non ci vorrà molto. Attenzione, la via d'accesso è piena di trappole. Alla Trinità serve ancora. Stanno proteggendo qualcosa. 6 settimane e ancora non sappiamo chi guida la cellula locale della Trinità. Ma ho parlato con la gente del villaggio. Sono tutti contenti perché pare che al giorno dei morti verrà un Bill. Si chiama Dominguez. Dovremmo partire da qui. John, ce l'ho fatta. Io sto entrando. Ci sono quasi. Scusa se non ho atteso. Attento. Lara! Cavolo, questo posto è enorme.
direi che la ricerca è stata utile. Sappiamo cosa vuole la Trinità. Già, volevano tenerci fuori a tutti i costi. Ringraziamo le note di tuo padre. Ti ho vista mentre il passaggio ti crollava addosso. Non vuoi che ti guardi la ferita? No, sto bene. E questo cos'è? Costellazioni. Questa iscrizione è una specie di enigma. Pesci rosa? Pesci rosa. Una montagna incoronata d'argento. C'è una data qui. Ma qualcosa non quadra. È stata danneggiata, forse intenzionalmente. Perché la Trinità l'avrebbe sabotata? Di solito distruggono tutto. No, i danni sono precedenti. Ma chi potrebbe averlo alterato? Lara! Dobbiamo uscire di qui! Lara! No, ancora un secondo! Andiamo! Forza! Forza! Presto! Avanti! Se non mi avessi portata via, sarei ancora lì a fare foto. Saresti ancora lì, non a fare foto, però. Smettila. Ehi, vuoi riposarti un po'? Magari ci vediamo al caffè. Il dottor Dominguez dovrebbe arrivare oggi. Buona idea. Cercherò di risolvere l'enigma. Vediamo se la data c'entra qualcosa. Giusto. Pesci rosa, montagne incoronate d'argento. Comunque, questo caffè pare che si mangi molto bene. Conosco il cuoco. Non ho molta fame. Dopo tutto questo casino, io sto morendo. Mangerei una balena. Eccolo là. Ci sono novità sul dottor Dominguez? Non molte. Dirige gli scavi della Trinità in zona. Mio padre l'ha menzionato nel suo diario. Più di una volta. È un esperto di rovine precoloniali. Dicono che sia un tipo in gamba. Un bel aiuto in città. Come va la ferita? Gianna, guarda. L'enigma. Sono indicazioni. Per trovare la città segreta vai a sud lungo la riva finché non troverai il pesce rosa. Sì, io ci ho pensato. Sono i delfini rosa, si trovano in Amazzonia. E continua. Poi insegui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento. E guarda qui. Questa è la costellazione dell'Idra, il serpente, e questa stella è il cuore. Tramonta a sud-ovest. Quindi a sud-ovest del rio delle Amazzoni? Brasile? Perù. Perù. Ok, questa data trovata alle rovine. Se guardi con attenzione, è danneggiata. Questo numero, a prima vista, potrebbe sembrare un 13 Maya, ma se fosse in realtà un 8, con la precessione... Cioè? La precessione... La Terra è inclinata e col tempo le stelle cambiano posizione sull'orizzonte. È importante se navighi seguendo le stelle. Ok. Nel calendario Maya corrisponde a 2000 anni di differenza. A quel tempo il cuore del serpente tramontava a ovest. Ecco perché è in Perù e non in Brasile. La Trinità cerca nel posto sbagliato. Esatto. Dobbiamo cercare la montagna incoronata d'argento in Perù. C'è anche qualcos'altro che riguarda una chiave. Cosa cerca la Trinità nella città segreta? Dottore, abbiamo trovato qualcosa allo scavo. Davvero? Andiamo. Hai sentito anche tu? Vediamo dove ci porta. Lara, aspetta. Questo posto è sorvegliato. Mimetizziamoci. Quelli della Trinità sono armati. Ho saputo che hanno portato il pazzo. Gli starò alla larga. Meglio evitare che si ripeta quello che è successo con l'altra cellula. Sapranno che siamo stati all'altro sito. Una seratina tranquilla.
Ma dove è andato Dominguez? Non può essere. Deve essere in quello. Già. Diamo un'occhiata. Qualcuno saprà dirci qualcosa. Ehi, Sam, come va? Continuiamo a cercare. Non sono abituata a tutta questa gente. Meglio gli immortali o gli impiegati? No, va bene così. Jonah, è al cancello. Credo ci sia un altro modo per scavalcare. A loro ci penso io. Ehi, ragazzi, come va? Bene, ma da qui non si passa. Mi hanno detto che c'era un bel festino delle pollastre truccate da pesca. Voi non ne sapete nulla. Non è un posto per turisti. Sì, ma sai, è Maria che mi ha invitato. La conoscete? È mia cugina. Mia abuela era di qui, anche se non sembra. Io volevo fare un'offerta. Cosa fate con le lenzuola? Ok, fa niente. Vedo che siete impegnati. Non vi farò perdere altro tempo. Buona giornata. Grazie per il vostro prezioso lavoro. Ciao! Jonah, ci sono. Bene. Quelle guardie prima non c'erano. Dominguez deve sospettare qualcosa. Permesso. Ehi, signor, anche dopo il fiasco in Brasile, nessuno dubita della sua leadership nell'organizzazione. Ormai andiamo fino. Scusate. Sì, signore. Sono pronti a tutto. Jonah, Dominguez non è solo il leader di questa cellula. Credo sia il capo della Trinità. Facciamo attenzione. Lara. Sì, sì, ho capito. Disculpe se... Colpa mia. Forse mi hanno visto. Provo a passare dal vicolo. Io troverò un'altra strada. Dottor, son muchos de sus hombres. La prudenza non è mai troppa. Sei molto gentile. Ti ringrazio. Ehi, parla il comandante Ruth. Dominguez vuole la conferma che Croft è qui. La foto ce l'hai, donna, caucasica, sui 20 anni. È chiaro? Beh. Bene. Non voglio che entri nessuno. Tranquillo. In questo sito. È la chiave per la fase successiva. È il momento, saremo pronti. John, sono entrati nella zona di scavo. È recintata e c'è una guardia al cancello. Troverò un altro modo di entrare. Ho una buona visuale. Controllo il perimetro. Ah.
deve esserci dell'altro in queste rovine. Una piramide Maya dentro una specie di grotta. Affascinante. Datela alle rovine. Da lì non si dovrebbe sentire nulla. No, ti prego. Non complicare inutilmente le cose. Zero testimoni. No, ti prego, no. Andiamo. Che aspetti? Caro il mio capo Acheon, ma il tuo contratto è terminato. No, ti prego, posso pagarmi, ho i soldi. Stai tranquillo. Lavori per la Trinità? Cosa hanno scoperto? Hanno cercato l'ingresso del tempio per molti anni. Oggi l'abbiamo trovato. Devo avvisare mia sorella. Sta venendo qui. Jonah, la Trinità ha provato a uccidere un archeologo locale. Oddio. Devo scoprire cosa stanno cercando. Qui, comandante Rourke. A tutte le unità. Prepararsi all'operazione Blackout. Meglio dare un'occhiata a quelle rovine. Meglio guardare in quelle rovine. Conosco questa figura. Ishel, dea della luna piena. Oh, e questa è Shashel, la luna nuova. C'è un'iscrizione. Shashel, la chiave si trova oltre il suo sguardo. La chiave. Eccola. L'ingresso deve essere laggiù. Non mi resta che scendere. Ok, così dovrebbe andare. Entriamo tutti insieme. La statua guarda verso la grotta. Entro in una grotta. Potrei perdere il segnale. Ho ricevuto. Terrò d'occhio la Trinità da fuori.
Sembra che questa grotta di solito sia sommersa. Forse c'è qualcosa sott'acqua. Devo trovare il tempio che sta cercando Dominguez. Ce l'ho fatta. Sono in un tempio sotterraneo. Bene. Oh, promette male. Lara, la Tremina ha avanzato gli esplosivi. Me ne sono accorta. Qui trema tutto. C'è una piramide. Vedo di raggiungere la cima. Ci sono delle piattaforme che possono aiutarmi ad arrivare in cima. Serve del peso per abbassarle. Non ti sento più. C'è attività qui. Procedo ad avvicinarmi.